È il bresciano Vito Crimi che prende il posto di Luigi Di Maio alla guida del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri, che aveva portato il partito al governo prima con la Lega e poi con il Partito Democratico, ha rassegnato le sue dimissioni da capo politico. Dimissioni, dice, irrevocabili. È una persona assolutamente seria, di fiducia, responsabile. Mi rassicuro meglio in questa fase di traghettamento agli Stati Generali. Mi sento di ringraziare un ragazzo di 30 anni che è riuscito a portare una forza politica innovativa al governo del paese, che ha realizzato cose che i partiti politici mai avrebbero immaginato di fare. Sono dinamiche interne al Movimento 5 Stelle che non ci permettiamo di giudicare. Certo è che questo è il risultato dell'alleanza che Grillo ha voluto fare a tutti i costi con il PD. Ma è certamente un fatto politico molto importante che segna una tappa significativa della trasformazione in corso nel Movimento 5 Stelle, che mi auguro, nell'interesse del Paese, nell'interesse loro, mi auguro che porti verso, e anche verso una scelta di campo che consenta, diciamo, un riaffermarsi di un bipolarismo chiaro nel nostro Paese. Vito Crimi è uno degli esponenti più longevi del Movimento 5 Stelle, avvicinatosi a Beppe Grillo nel 2007 fino al ruolo di senatore, sottosegretario in entrambi i governi Conte e ora reggente del Movimento 5 Stelle. Bresciano, ma cresciuto in parrocchia al Brancaccio di Palermo, Boy Scout con una passione per Ken Follett, laurea mancata in matematica e lavoro come impiegato assistente giudiziario alla Corte di Appello di Brescia.